Giochi, spettacoli e riflessioni per approfondire una sindrome che negli ultimi decenni è cresciuta in maniera esponenziale. Un bambino su 100 in Italia riceve una diagnosi di autismo con una frequenza 4 volte più alta fra i maschi. Per questo il 2 aprile, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, Teramo tornerà a tingersi dei colori del cielo. Quella del 2 aprile ormai è un appuntamento ricorrente nel quale ci fa piacere essere di aiuto nell'organizzazione di questa giornata, perché oltre a sostenere direttamente le associazioni che si occupano del problema dell'autismo, è un'occasione per mettere insieme delle forze anche totalmente diverse, le quali si impegnano, cioè altre associazioni che si occupano di tutt'altro, che però danno il loro contributo per sostenere questa giornata. L'appuntamento con Aspettando il Blu è domenica alle ore 17:30 in Piazza Martiri della Libertà a Teramo. Numerose le iniziative che animeranno la piazza e coinvolgeranno bambini e famiglie presenti. Lo scopo è appunto quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sui disturbi dello spettro autistico. Com'è la situazione a proposito dell'autismo in provincia di Teramo? Ci sono tantissimi bimbi, tantissimi ragazzi autistici e siamo poco preparati, veramente poco preparati. Abbiamo l'ANFAS come struttura che ci supporta, adesso c'è il Cireneo, però siamo ancora molto indietro. In programma la premiazione del concorso sull'inclusione realizzato nelle scuole di Teramo, il flash mob finale che precederà l'illuminazione in blu della cattedrale e tanta, tanta musica. Quanto è importante la musica per questi bambini? È importantissimo, perché il progetto che porteremo in piazza, quindi domenica, ci sarà uno spettacolo molto ampio e l'inclusione, diciamo che è il tema principale, ok? Quindi l'inclusione vuol dire tutto, vuol dire anche includere attraverso attività come attività musicale, attività legate allo spettacolo, attività legate alla scuola, allo sport e a tantissime cosine. La musica in particolare veicola un messaggio e qualche volta va oltre il semplice discorso diciamo legato al testo, c'è un'emozione che viene trasmessa ed è una delle vie che può percorrere il messaggio. L'evento avrà anche quest'anno come madrina d'eccezione Tiziana Di Sante.